A 7 giorni dal raggiungimento della vetta, il De Luca Ribelli è atteso dal match interno contro i russi, da evitare passi falsi seppur sotto una pioggia battente. L'inizio di marca locale, Dumitru, lanciata a rete, viene steso così da Casadio. Il pubblico vorrebbe l'espulsione, non è dello stesso parere il direttore di gara che estrae il solo giallo. Della successiva punizione se ne occupa Petricelli, Casadio respinge da campione, ma sulla ribattuta Baronio riceve in area di rigore il pallone dell'1-0. Russi che non dà segnali di vita e sul piede di Cannoli capita il pallone del possibile raddoppio, sfera di poco al lato. Del Duca padrone del campo, cui Casadio è costretto a smannacciare un traversone pericoloso con l'aiuto della traversa. Finalmente si vede il Russi, Godoli riceve palla e tenta lo scavetto sulla linea lontana la sfera tiranti, sul piede di Placchi che a botta sicura spara incredibilmente sul fondo. Ma dal possibile pareggio al raddoppio del De Duca, Candido riceve un pallone che passa tra una serva di gambe, in area avversaria si gira e batte Casadio, scatenando tutta la sua gioia. Abbracciato dallo stesso tecnico di casa Montanari. Il Russi nella ripresa prova a farsi vedere con Lombardi, pallone fuori. De Duca che invece non perdona, cinico come non mai, e firma il tris con Nisi, 3-0 e fine dei giochi. Altro traversone per il colpo di testa di Dumitru, in bocca questa volta a Casadio. Ancora Ribelle che sfiora il quarto gol, Dumitru centra un palo clamoroso sulla ribattuta, finezza di Nisi con il pallone che termina sul fondo. Che il Del Duca sia di tutt'altra categoria si vede da questa azione, tocchi di prima e conclusione finale di Farabigoli per il 4-0. Titoli di coda assegnati alla conclusione di Sovo, bloccata senza problemi da Teodorani. 4-0 il finale.